tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio dell'Accetta Qualsiasi Offerta Challenge con uno squadrone, con la Juventus. Ho messo anche i nuovi acquisti ovviamente come Douglas Costa, Lee Owedes, Matuidi, quindi ragazzi sarà una bella sfida questa qui visto che la Juve è destinata sempre a vincere gli scudetti, però sappiamo che questa challenge è difficile. Sapete già come funziona, ho messo in vendita molti giocatori, vi dico già che in vendita ci sono giocatori del calibro di Dybala, ma anche lo stesso Chiellini, vedete qui Mandzukic, Asamoah, Rugani, Alexandro, anche Steiner, Marchisio, Barzagli, quindi ci sono tanti giocatori. Questi qui a nuovi arrivati non li posso mettere perché sapete che appena arrivano non li puoi mettere subito sul mercato. Io direi di cominciare subito e vedere come smantelliamo questa squadra. La prima offerta che ci arriva è probabilmente per il terzino sinistro più forte del campionato italiano e va via all'Arsenal per soli 26 milioni e mezzo, maledizione. Probabilmente ci saluta Alexandro, ma forse con qualche milioncino in più andando al PSG. Vediamo quale squadra lo prende. Arrivano altre offerte ragazzi, abbiamo venduto Alexandro per 23 milioni all'Arsenal e poi arrivano offerte per Sami Khedira e Sturaro. Khedira potrebbe andare al Liverpool qualora accettasse il contratto e poi arriva l'offerta per Sturaro, 7 milioni al Bordeaux. Di Sturaro non mi preoccupo più di tanto, ma di Khedira e di Alexandro purtroppo sì. Offerta per Giorgione Chiellini, attenzione, 31 milioni, vabbè, l'Arsenal si sta facendo la Juve in pratica. Dopo Alexandro cerca di prendere anche Chiellini, siamo messi malissimo. Altre mail ragazzi da vedere insieme. Allora, giocatore venduto Chiellini, giocatore venduto Storaro e giocatore venduto Khedira. Quindi quattro pezzi grossi a parte Storaro della nostra squadra volano via. Arriva l'offerta per Andrea Barzagli, altro pilastro della difesa, se ne va via a soli 5 milioni a Real Madrid. Diciamo che Real Madrid vuole fare l'affare con un giocatore di 35 anni. Altra offerta importantissima per il principino Marchisio, vediamo, 30 milioni ancora una volta dal Real Madrid, 30 milioni, lui che ne vale minimo 35, brutto colpo. Giocatore venduto Marchisio, confermato al Real Madrid, e giocatore venduto anche Barzagli, quindi Real Madrid si rinforza e ora ragazzi abbiamo la sfida con il Milan di Supercoppa e la squadra è rimasta in questo modo ragazzi. Allora, qui c'è Piazza, ma possiamo far giocare anche Bernardesco oppure anche Mandzukic nel ruolo che usa Allegri, anche se è un pochettino più avanti. Diciamo che avanti siamo rimasti sempre gli stessi, la difesa è con Benatia, Owedes e Rugani. Per il momento siamo con una squadra abbastanza corta, vediamo che combiniamo col Milan. Vediamo che succede in questo match, comunque abbiamo una squadra competitiva per battere il Milan. Vediamo 3-1, Asamoah, Costa e Cuadrado. È arrivata un'offerta anche per Daniele Rugani, cioè la difesa ce l'hanno completamente smantellata. Lo vuole l'Atletico Madrid per 15 milioni e mezzo, che è davvero pochissimo per un giocatore come lui. Premio torneo, 1 milione e mezzo dalla Supercoppa vinta. Offerta trasferimento, questa è proprio l'offerta che più non volevo. Arriva verso metà agosto più o meno 47 milioni e mezzo il Wolfsburg per Dybala. Attenzione perché qui se ne va un super campione ad un prezzo ridicolo per il suo valore. Altra offerta di trasferimento, Dybala ancora non è andato via, arriva l'offerta per Lichtsteiner. 10 milioni e mezzo dal Dortmund, possiamo ovviare a Lichtsteiner. Ok, altra offerta per Rugani che non è andato all'Atletico Madrid ma lo vuole il Benfica per 16 milioni. Per fortuna Dybala ancora non l'abbiamo venduto e sarebbe fondamentale tenerlo almeno fino a gennaio, per il momento ci va più che bene. Mentre aspettiamo le offerte c'è la partita con la Fiorentina, abbiamo ancora una volta la formazione pressoché titolare, c'è il pericolo difesa, vediamo che combiniamo con la Fiorentina 2-2, attenzione perché incomincio a vacillare un po' questa Juve vendendo tanti giocatori soprattutto ripeto in difesa, vediamo che succede. Offerta trasferimento per Asamoah, attenzione, 12 milioni l'Arsenal. Tocca giocare contro la Lazio adesso, fuori casa, questa è tostissima, veramente a Roma sarà veramente dura. Vediamo che succede, vinciamo 2-0, doppietta di Dybala con un'espulsione anche. Per ora ce la caviamo, ma soprattutto perché stiamo tenendo Dybala, offerta trasferimento appunto per Dybala, maledizione. L'Atletico Madrid, che dopo Rugani prova a prenderci Dybala, io spero non accetti, in qualche modo giocatore squalificato Asamoah. Ancora un'offerta per Dybala ragazzi, ma a questo punto mancano
solamente 2 ore per la fine del mercato e sicuramente non lo venderemo, per fortuna direi io, ce lo teniamo per gennaio. Ok ragazzi, questa è la squadra che abbiamo a disposizione fino a gennaio, è un po' rivista, vabbè, squalificata Samoa, però occhio, dobbiamo cercare di piazzarci bene almeno fino a gennaio, vediamo cosa succede. È il momento di vedere cosa abbiamo combinato, ci regoliamo dall'overall che è 74, quindi non dovremmo essere proprio giù, siamo secondi in classifica, a pari punti con l'Inter e il Napoli. Io direi ragazzi che migliorando la rosa adesso possiamo addirittura provare a vincere il campionato. Ah, e logicamente anche la Champions. Siamo agli ottavi col Bayern Monaco, partita non semplice, ma vediamo. 260 milioni da investire, cerchiamo di farli fruttare. Arriva ragazzi un'offerta di trasferimento per Mario Mandzukic, ancora una volta l'Arsenal, 19 milioni e mezzo. Sto trattando ragazzi soprattutto per i difensori, allora offerta accettata per Gareth Bale, 90 milioni ragazzi. Allora offro quanto mi chiede e offriamo un giocatore chiave prima squadra, questo sarebbe un innesto, che... non ve lo dico ragazzi, cioè può giocare ovunque tra l'altro. Pepe non vogliono darcelo, poi magari posso ritrattarci. Allora il Bilbao ha accettato per Laporte 49 milioni e mezzo, che secondo me è una cifra onesta per un giocatore come lui. Allora offriamo il contratto anche a lui e poi faccio vedere un altro giocatore ragazzi che mi hanno accettato l'offerta, cioè Carrasco, perché sulla sinistra mi serve un giocatore come lui. Andiamo ad offrire il contratto e proseguiamo con le trattative. Eccola qui l'offerta che non ci voleva. Dybala addirittura alla Fiorentina, 48 milioni, mai visto una cosa del genere. Nel frattempo ragazzi c'è la partita col Bologna e andiamo a vedere come va a finire. Logicamente vi ricordo che ho aggiunto Pjanic, Higuain e via dicendo, qui 3-1, facile, bene così. Ecco qui ragazzi tante offerte accettate, ma arriva anche un'offerta per un nostro giocatore. Si parla di Rugani, 18 milioni al Benfica, però vedete quante offerte accettate possiamo rimborsare la nostra squadra. Offre il contratto a Casemiro, che sarebbe un medianazzo che ci serve assolutamente, perché abbiamo giocato con Asamoah lì, perché che dire è andato via, tanti giocatori sono andati via. Ragazzi, Gareth Bale acquistato dalla nostra Juventus, mamma mia, benvenuto fenomeno, veramente. Anche Carrasco ragazzi, anche Carrasco, abbiamo chiuso due colpi sulle ali, ma possiamo metterli dove vogliamo, assurdi. Ci prendiamo anche Laporte, stiamo puntellando anche la difesa. Non ci sono altre offerte accettate, ok, o forse sì, no, ok, queste qui vanno benissimo, ora miglioriamo la rosa. Ragazzi abbiamo venduto Dybala, maledizione, se ne va via un giocatore come Dybala, però per fortuna abbiamo preso Bale che può sostituirlo. Io direi ora di simulare col Cagliari e vediamo cosa succede, ho messo già Carrasco, Bale e anche Laporte, vediamo, 2-0 facile, va bene, ma Dybala è un brutto colpo. Offerta accettata per Casemiro, ce lo portiamo a casa per 43 milioni, giocatore di 24 anni, 83 di overall, ottimo. E poi ragazzi, purtroppo abbiamo venduto anche Rugani e quindi io direi di andare anche su un difensore centrale. E ora ragazzi abbiamo da simulare la partita con la Fiorentina, che se non sbaglio ora c'è Dybala, quindi è abbastanza importante questa partita. Allora, addirittura mi offrono la panchina dell'Italia, interessante. Allora, aspettate, voglio vedere stesso con voi qui la modifica. Ok, c'è praticamente Asamoah che non può giocare. Vabbè, ma abbiamo appena comprato Casemiro, quindi ci va alla grandissima. Vedete, ho messo Bale punta, Douglas Costa qui, Pjanic trequartista. Direi che la squadra è molto molto competitiva. Peccato per Dybala, però ci siamo. Quindi vediamo con la Fiorentina cosa combiniamo. Siamo ospiti, quindi sicuramente è abbastanza difficile. Ci serve un difensore centrale per sostituire magari un Benatia. Dobbiamo vedere un po'. 0-0. Bale ha sbagliato anche il rigore, però dai, non malaccio. Ok ragazzi, simuliamo la partita con la Lazio mentre stiamo facendo il mercato. Probabilmente fino ad ora uno degli episodi più divertenti che ho registrato, spero piaccia anche a voi. Addirittura 3-0 secco, segna anche Laporte alla grandissima. Ragazzi, arriva un momento in cui dici, vabbè, voglio giocare con Benatia in difesa, ma voglio portarmi a casa Luka Modric. Ora abbiamo, ragazzi, un reparto offensivo che, wow, rifiuto Piqué, che sarebbe stato ottimo come difensore centrale, però quando ti arriva l'offerta accettata per Modric non puoi assolutamente
non prenderlo. E quindi, ragazzi, mettiamo Modric al posto di Pjanic. Pjanic qui al posto di Casemiro. Casemiro, ottima, ottima riserva, che non si sa mai se infortunia qualcuno. E qui ci va Modric, ragazzi. Ma guardate che squadra, ok, difesa 3 con un Benatia che non è proprio il massimo. Però dai, abbiamo creato una squadra che fa paura avanti. Ora ci simuliamo la partita di Coppa Italia col Chievo. Se vinciamo siamo in semifinali, vediamo. 4-1. Abbiamo, ok, che magari prenderemo qualche gol in più, ma abbiamo un attacco veramente devastante. E quindi avanziamo ancora, vediamoci. Qui, ok, mail che dicono solo partite spostate, perché praticamente siamo in corsa per tutti gli obiettivi. Praticamente, ragazzi, il mercato in entrata si può dire chiuso, perché abbiamo, a parte che abbiamo finito tutti i soldi, ma abbiamo completato la nostra rosa. Ora simuliamoci corsa solo l'ultima partita, perché io devo comunque andare avanti 1-1. Madonna, Bale mi ha sbagliato un altro rigore, mannaggia, questi sono punti importanti. Io devo andare avanti perché giustamente bisogna vedere se vendiamo qualche giocatore. Occhio, perché ci sta un Higuain che potrebbe andare via qualora arrivasse un'offerta. Vedete tutte le nostre offerte: Bale, Carrasco e Modric lì sulla destra, quindi alla grande. Mancano, ragazzi, 3 ore alla fine del mercato. Colpo di scena: il Real Madrid offre 65 milioni e mezzo per Higuain. Nelle ultime 3 ore di mercato io penso che non si riesce ad intavolare la trattativa, però non si sa mai. No, giocatore venduto. E io mo come faccio? In 2 ore dovrei prendermi la punta e non ce la faccio perché non mi accetto. No, vabbè, raga, mi ha rovinato tutti i piani. Maledizione, all'ultimo, non pensavo chiudessero subito così. E ci tocca giocare con Mandzukic in pratica lì. Ok, i soldi adesso ci sono, ma in 2 ore sapete meglio di me, se giocate a FIFA, che la trattativa non la puoi imbastire. Ci provo, ma è veramente quasi impossibile. Ecco qui, ho intavolato trattative per Cavani, Lacazette e Benzema, però tecnicamente io penso non sia possibile. Vedete, mancano solo 2 ore. E anche, ok, qui magari mi hanno anche accettato l'offerta, però qualora il momento in cui vado a fare il contratto è... Guardate, per essere chiaro lo faccio, ragazzi, però vi posso assicurare che non si può prendere, cioè alla fine è tecnicamente appunto impossibile. È stata una brutta mazzata, perché veramente con Higuain potevamo provare a prenderci quasi tutto, perché veramente tenevamo una squadra assurda. Senza Higuain e con Mandzukic abbiamo perso sicuramente tantissimo, non che Mandzukic sia da buttare. Però certo non è, almeno su FIFA soprattutto, ma forse anche nella realtà, non è ai livelli di Higuain. E quindi, ragazzi, ora dobbiamo simulare con la squadra che abbiamo e vediamo cosa succede alla fine di tutta la stagione. Allora, ragazzi, siamo giunti qui alla simulazione finale della stagione. Non siamo in finale di Champions, se no penso che appariva lì. Ecco, benissimo, un overall bruttissimo. Allora vediamo come abbiamo chiuso. Abbiamo chiuso secondi, però praticamente con gli stessi punti all'Inter. Magari la differenza reti solamente o gli scontri diretti, non lo so, ci ha penalizzato. Il Genoa terzo addirittura. Peccato, perché c'eravamo quasi. Ora vediamo la Champions. La Champions l'ha vinta il Benfica. Attenzione, noi abbiamo perso 5-1 forse nel totale andata e ritorno con il Bayern Monaco. E vediamo invece in Coppa Italia. In Coppa Italia siamo usciti alle semifinali con l'Inter e ha vinto il Napoli, quindi un po' è variata un po' la situazione. Strano che ha vinto il Benfica la Champions, non me l'aspettavo col Bayern Monaco in finale. Ora, prima di chiudere, ci vediamo solamente un po' i nostri bomber che hanno combinato, principalmente gli attaccanti. Allora, Mandzukic ha fatto 0 gol in 28 presenze, assurdo. Bale, tutto sommato, qualche gollettino l'ha fatto. Vabbè, ma aver perso alla fine Higuain è stata proprio una mazzata, perché almeno il campionato sicuramente penso che lo vincevamo. In Champions magari potevamo fare qualcosina in più. Niente, ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. A me è piaciuto un sacco, peccato nell'epilogo finale. Veramente quella mazzata Higuain ci ha tagliato le gambe. Quindi, ragazzi, tanti mi piace, mi raccomando, almeno 500 mi piace per questo super episodio. Iscrizione al canale, mi raccomando, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi!